acchiappa l'idea! È tempo di darvi qualche aggiornamento sul canale. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi vi devo raccontare tre cose e quindi ho qui con me questi tre oggetti. Una scarpa da trekking, un calendario e il pannello logo di Acchiappa l'idea che ci segue sempre nelle nostre sigle. Vi volevo raccontare che ho in programma di andare a fare il Cammino di Santiago e dovrei partire, se tutto va bene, e per questo abbiamo il calendario, e dovrei partire da Roncisvalle il 27 ottobre 2021. Prima però ci attacco una vacanzina con mia nonna e sua sorella a Siviglia, quindi sostanzialmente non sono più in Italia dal 21. Ma dato che siamo abituati a pubblicare i video tutte le domeniche e YouTube mi consente di programmare i video, mi sto organizzando per produrre ora i video che vedrete poi durante il mese di novembre, perché tutto novembre dovrei essere appunto a fare il Cammino di Santiago, che è un pellegrinaggio, e dovrei fare circa 800 km con queste scarpe che ho comprato apposta, andando da Roncisvalle fino a Santiago, quindi facendo la Spagna da est a ovest, tutto il nord della Spagna. Se volete seguire il mio pellegrinaggio, potete farlo sul mio canale Instagram personale, che non è Acchiappa l'idea, che è quello della pagina del canale, ma è il Chiappa. E pensavo di pubblicare ogni giorno qualche foto con il diario della tappa. Detto ciò, l'ultimo oggetto è questo pannello qui. Perché questo pannello? Perché il canale sta crescendo e a fine settembre eravamo circa 5.000 iscritti, ma oggi, che siamo a metà ottobre, siamo già oltre i 7.000. Quindi c'è una crescita esponenziale trainata dai video presepi che ho capito vi piacciono tanto e cercherò di continuare a fare. Quindi vi volevo ringraziare e dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che nel frattempo si staranno iscrivendo. Ci sono buone possibilità che il canale arrivi a 10.000 iscritti prima che io faccia in tempo a arrivare a Santiago. Sappiate che l'arrivo a Santiago è previsto appunto per fine novembre, fra la settimana che va dal 22 al 28 circa. Detto ciò, gli aggiornamenti sono finiti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai fatto il Cammino di Santiago e se pensate che sia una scemata oppure se è una cosa che magari vi gaserebbe anche voi fare. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!